riprendiamo, abbiamo detto, cerchiamo di capire come trattare il caso in cui, caso comunissimo ovviamente, in cui i tassi di interesse abbiano un periodo di composizione diverso dall'anno. Supponiamo ad esempio di avere un tasso di interesse I del 3% ogni trimestre. Cioè, supponiamo di avere come periodo di composizione il trimestre. Innanzitutto dobbiamo dare un po' di nomenclatura, qui si può generare un po' di confusione perché nel linguaggio comune ci si riferisce a questo tasso di interesse del 3% al trimestre in modi diversi, indicando sempre lo stesso tasso di interesse, però mi rendo conto che potrebbe generare confusione, però di fatto è così e qui dobbiamo imparare i diversi modi di riferirsi a questo tasso di interesse. Innanzitutto si parla di tasso di interesse al trimestre o tasso di interesse trimestrale, questo mi pare ovvio. La complicazione dov'è? Che poiché si è abituati a riferirsi all'anno in qualche modo, perché viene naturale prendere l'anno come periodo di riferimento base, elementare per così dire, si introduce un tasso di interesse nominale annuo e lo si indica, lo indicheremo almeno noi, con la lettera R. Il tasso di interesse nominale annuo per definizione è uguale al tasso di interesse effettivo, il tasso di interesse, cancellate la parola effettiva se no si genera confusione, al tasso di interesse reale, ho detto cancellate la parola effettivo perché purtroppo tra poco definiremo un tasso di interesse effettivo che è una cosa diversa, quindi dice R uguale al tasso di interesse reale I per M, dove M è il numero di volte in cui il periodo di composizione entra nell'anno. Quindi si definisce un tasso di interesse nominale annuo R che per definizione sarà uguale al tasso di interesse reale del periodo di composizione considerato moltiplicato il numero M di volte in cui il periodo di composizione entra nell'anno. Nel nostro caso, quanto è uguale il tasso di interesse nominale annuo? R è uguale I 0,03 per M, ricordo il 3% in una porzione decimale, 0,03, quante volte il periodo di composizione, cioè il trimestre, entra nell'anno? 4 per 4, quindi uguale a 0,12, cioè il 12%. A che serve questo tasso nominale annuo? Il tasso nominale annuo non serve mai nei calcoli, mai in nessun caso utilizzare il tasso nominale annuo per entrare nelle tabelle, ricordiamoci. Tasso nominale annuo non serve mai nei calcoli, mai utilizzare il tasso nominale annuo nelle tabelle o nelle formule corrispondenti, il che è la stessa cosa. Serve semplicemente per potersi riferire al tasso reale in maniera molto utilizzata nel linguaggio comune. Infatti, noi diremmo di avere un tasso di interesse trimestrale del 3% o del 3% al trimestre, o il che è lo stesso, un tasso nominale annuo del 12% composto trimestralmente. Questa è la locuzione precisa, un tasso nominale annuo del 12% composto trimestralmente. Alcune volte in maniera inesatta, ma questo è il linguaggio comune, si omette errando il termine nominale, si dice semplicemente un tasso annuo del 12% composto trimestralmente. Non è formalmente corretto, bisognerebbe dire nominale annuo, però se c'è la parola composto trimestralmente, la locuzione composto trimestralmente,
si sottintende un tasso nominale annuo del 12%. Allora, tasso nominale annuo non serve mai nei calcoli, però nel linguaggio comune lo si introduce perché siamo abituati a riferirsi all'anno. Quindi invece di dire un tasso del 3% al trimestre può capitare, o spesso si dice un tasso del 12% all'anno composto trimestralmente, o del 12% nominale annuo composto trimestralmente. Che tasso di interesse stiamo indicando? Quale dovremmo utilizzare nei calcoli? Il 3% al trimestre. D'accordo? Altro esempio. Abbiamo un tasso del 10% all'anno composto semestralmente. Qual è il tasso di interesse reale? 5% non basta. Semestrale. D'accordo? Impariamo qual è il linguaggio comune. Se noi diciamo un tasso di interesse del 5%, stiamo sottintendendo, e non diciamo altro, stiamo sottintendendo che quello è un tasso di interesse reale annuo del 5%, cioè il periodo di composizione è l'anno. Quindi se noi diciamo il tasso di interesse è il 5% e basta, diamo per sottinteso che quello è un tasso di interesse composto all'anno del 5%, cioè un tasso di interesse annuo reale del 5%. Mentre invece un tasso di interesse nominale annuo del 10% composto semestralmente, abbiamo detto che R è uguale a 0,1 composto semestralmente, quindi M è uguale a 2, ci sono due semestri nell'anno, e quindi invertendo questa formula il tasso di interesse reale semestrale è I uguale a 0 a R su M, cioè uguale a 0,1 mezzi, cioè uguale a 0,05 uguale al 5% semestrale. Chiaro? Bene, sin qui non ci sono problemi. Adesso il problema viene fuori perché, avendo a che fare con tassi di interesse trimestrali, semestrali, mensili, annuali, diventa non semplice, alcune volte veramente difficile, riuscire a capire tra i diversi tassi di interesse magari alternativi qual è il più conveniente, qual è il meno conveniente. Mi spiego meglio. Se voi prendete a prestito del denaro, quindi dovete restituirlo, ad esempio, per voi è meglio pagare un interesse del 3% trimestrale o del 6% semestrale? Questa domanda potete rispondere a mente subito. Cosa è meglio per voi? Pagare un interesse del 3% al trimestre, trimestrale, o del 6% al semestre? Avete solo due possibilità, quindi la terza ve la scarto io, non sono uguali, mi sembra evidente, quindi anche se vi buttate avete il 50% di possibilità della risposta corretta, che mi sembra una buona percentuale, vale quasi la pena tentarci in sede di esame con questa percentuale. È meglio il 6% semestrale, è corretto. Voi volete pagare gli interessi più bassi possibili, 6% semestrale è un interesse più basso del 3% al trimestre. Perché? Ricordatevi, l'interesse è composto, beh, lo diamo per scontato. 3% al trimestre significa che dopo il primo trimestre c'è un interesse del 3%. Il secondo trimestre dovete pagare il 3% anche sul 3% di interessi che sono maturati nel primo trimestre. Quindi oltre a pagare globalmente 3 più 3, 6 sulla somma che avete preso a prestito, dovete anche aggiungere il 3% sul 3%. Quindi è evidente che il 6% semestrale per voi è meglio del 3% trimestrale. D'accordo? Però se io vi chiedo è meglio il 3% trimestrale o il 6,1% semestrale, beh, a questa risposta è di fatto impossibile rispondere a mente. Non ci potete riuscire solamente se, come dire, fate un mestiere che ha a che fare con queste cose, quindi un po' alla volta, come dire, riuscite a calcolare velocemente queste grandezze. È impossibile,
abbiamo capito che riusciamo a farlo tra il 3 e il 6, tra il 3 e il 6,1, dobbiamo fare i calcoli. E per fare questo calcolo si introduce il tasso effettivo annuo. Ecco perché avevo chiesto, mettiamo un attimo da parte la parola effettiva. Il tasso effettivo annuo, i effettivo. Qual è la logica? Se vogliamo confrontare tra loro due tassi di interesse. Ah, per inciso, il tasso del 3% trimestrale e il tasso del 6% semestrale corrispondono a che tasso di interesse nominale annuo? A quanto corrisponde il tasso del 3% trimestrale? Abbiamo scritto prima, 12%. Qual è il tasso nominale annuo che corrisponde al tasso del 6% semestrale? Il 12%, d'accordo? Quindi entrambi i tassi di interesse, non a caso li ho scelti, del 3% trimestrale e del 6% semestrale, hanno lo stesso tasso nominale annuo. Ricordiamoci, i tassi nominale annuo non servono mai per fare i calcoli, neanche per confrontare tra loro importi diversi, servono solo per riferirsi al tasso di interesse reale in maniera che si utilizza nel linguaggio comune. Ok? Allora, noi invece, se vogliamo confrontare tassi diversi, ci dobbiamo riferire a un periodo di composizione comune. Viene naturale riferirsi all'anno. Il tasso effettivo anno, infatti, è quell'ipotetico tasso di interesse annuale, quell'ipotetico tasso di interesse annuale anzi, più correttamente, quell'ipotetico tasso di interesse composto annualmente, scusa, è quell'ipotetico tasso di interesse composto annualmente che dà gli stessi effetti del tasso di interesse reale. Quindi il tasso di interesse effettivo annuale è quell'ipotetico tasso di interesse composto annualmente che dà gli stessi effetti del tasso di interesse reale. Cerchiamo di capire, anzi, potrei darvi la formula perché insomma è abbastanza intuitiva, però per arrivare a questa formula, piuttosto che darla così direttamente, facciamo un esempio numerico, così capiamo subito da dove viene quella formula. Facciamo proprio questo esempio. Tasso di interesse del 3% trimestrale. Vogliamo calcolare quell'ipotetico tasso di interesse effettivo composto annualmente che dà gli stessi effetti di un tasso di interesse effettivo trimestrale. Che significa dare gli stessi effetti? Beh, significa questo. Abbiamo una somma di denaro, P, magari presa a prestito, all'istante di tempo zero, applichiamo un tasso di interesse del 3% al trimestre, dopo un anno. Quindi dopo questa volta, visto che il tasso di interesse è trimestrale, qual è il periodo di riferimento elementare che dobbiamo prendere? Il trimestre. Il periodo di riferimento elementare deve essere congruente col tasso di interesse. Un anno significa 4 trimestri. Quindi prendiamo una somma di denaro P, qualsiasi, dopo 4 trimestri, 1, 2, 3, 4, restituiamo una somma F, applicando il tasso di interesse I al trimestre. Che significa dà gli stessi effetti? Significa che la stessa somma P, se applichiamo l'ipotetico tasso di interesse composto annualmente, I effettivo, nello stesso periodo di tempo, un anno, questa volta però prendendo come periodo elementare non il trimestre, ma l'anno, perché il tasso di interesse è effettivo, dobbiamo avere la stessa somma F da restituire. Questo significa dagli stessi effetti. Bene, facciamo i calcoli. Nel primo caso sappiamo che F è uguale a P per il coefficiente F dato P al tasso I per 4 periodi di tempo. Ma quant'è questo coefficiente? P
1 più i elevato alla quarta. Facciamo lo stesso calcolo nel secondo caso. F uguale a P, coefficiente, F dato P, questa volta I effettivo, virgola 1, cioè uguale a P 1 più I effettivo alla prima. Che significa dare gli stessi effetti? Applicata la stessa somma P deve dare la stessa somma F, cioè questo coefficiente deve essere uguale a questo. E quindi possiamo scrivere 1 più I effettivo uguale a 1 più I elevato alla quarta, cioè I effettivo uguale 1 più I elevato alla quarta meno 1. Questa è la formula che permette di passare dal tasso di interesse trimestrale al tasso di interesse effettivo annuale adesso corrispondente. Generalizziamo questa formula. I effettivo uguale 1 più il tasso di interesse I reale, mettiamoci la formula generale invertendo questa, I uguale a R su M, così ci riferiamo al tasso nominale annuo, quindi 1 più R su M, chi è 4? In questo caso era un tasso trimestrale, cioè il numero di volte in cui il trimestre entra nell'anno, ed è proprio questa la formula del tutto generale, M meno 1. Bene, questa formula, che è fondamentale, 1 più R su M alla M meno 1, è la formula che permette di passare dal tasso nominale R, composto M volte nell'anno, al tasso effettivo annuale. Questa è la formula che permette di passare dal tasso nominale R, composto M volte nell'anno, al tasso effettivo annuale. Nei calcoli si può utilizzare il tasso di interesse effettivo annuale, prendendo come periodo elementare l'anno. Quindi, o si usa il tasso I, prendendo come periodo elementare il periodo di composizione, o si usa il tasso effettivo, prendendo come periodo elementare l'anno. Per esempio, possiamo rispondere alla domanda di prima. Cosa è meglio per me? 3% al trimestre o 6,1 al semestre? Calcoliamo i due tassi effettivi annuali. Poiché io devo pagare gli interessi, poi sceglierò quello più basso. Facciamolo, primo caso, 3% al trimestre, 3% trimestrale. I effettivo uguale 1 più R su M, abbiamo detto che R è 0,12, M è 4, ma già lo sappiamo, R su M è il 3%. 0,03, quante volte il trimestre entra nell'anno? M uguale a 4 meno 1. Qui ci vuole la calcolatrice, qualcuno l'ha portata, se gentilmente mi fa il calcolo. Preciso così? O ci sa qualche cifra? 0,8 così 5,08 quindi così sarebbe 12,51%. Oggi ci torneremo su questo discorso delle approssimazioni. Altro caso, 6,1 semestrale, I effettivo 1 più R su M. Quant'è R su M? 6,1 semestrale significa R su M uguale 6,1, senza paura, 0,061. Ricordiamoci che I uguale R su M, quindi è già dato, 6,1 semestrale, 1
più 0,6,1, quindi 0,061. Quanto è m? Faccio uguale 2 meno 1 uguale, facciamo il calcolo, 0,1257, perché le avevo chiesto l'altra cifra, perché ad occhio già sapevo che l'errore era sulla quarta cifra decimale, d'accordo? Adesso possiamo rispondere, cosa è meglio per me? Il primo caso, d'accordo? Il caso in cui l'interesse è più basso, quindi è meglio che mi applichino il 3% trimestrale. Chiaro per tutti? In quella raccolta di esercizi, poi la prossima volta ne faremo, già ci sono esercizi di questo tipo, diversi tassi di interesse. Dire quale è meglio per voi. Ho un paio di informazioni a corollario di questa formula. Chiaramente io do per scontato che siano corretti i numeri che mi date con la calcolatrice, Poi se a casa vi rifate questi esempi, c'è qualche differenza, poco male, insomma, il concetto rimane corretto. Allora, per prima cosa, questa formula la trovate sui libri, mi pare anche sul libro di testo che vi ho consigliato, della formula più generale la lettera L. Questa è la formula che permette di passare dal tasso di interesse nominale annuo R su M al tasso di interesse effettivo L annuale. Non lo utilizziamo, lo utilizziamo sempre con L uguale a 1. Con L uguale a 1, questa è la formula che permette di passare dal tasso nominale annuo R su M, cioè il tasso, al tasso reale, chiedo scusa, R su M, cioè al tasso nominale R composto M volte all'anno. Lo ripeto, scusa, ho fatto un po' di confusione. Questa è la formula che permette di passare dal tasso nominale annuo R composto M volte nell'anno al corrispondente tasso effettivo L annuale. Se qui per esempio ci mettiamo L uguale a 1, otteniamo la formula che abbiamo visto prima, la formula che permette di passare dal tasso nominale annuo R composto M volte nell'anno al tasso di interesse effettivo annuale. E la utilizzeremo sempre così nei calcoli. Se però per qualche strana ragione volessimo calcolare il tasso di interesse effettivo biennale, non il tasso di interesse effettivo annuale, la formula vale nello stesso modo ponendo L uguale a 2. La dimostrazione è la stessa, basta prendere un periodo di 2 anni, ve la do per completezza. Altra cosa che non usiamo e che vi do per completezza e che trovate nel testo: M uguale a 2, tasso di interesse semestrale. M uguale a 4, tasso di interesse trimestrale. M uguale a 12, lo utilizzeremo, tasso di interesse mensile. M uguale 365, tasso di interesse giornaliero. Beh, ma non possiamo calcolare un tasso di interesse orario? Sì, M uguale 365 per 24. Non possiamo calcolare un tasso di interesse al minuto? Sì, si fanno i calcoli. Al secondo? Sì. Bene. Estremizzando, portando al limite questo discorso, possiamo calcolare il tasso di interesse che si chiama composto in maniera continua o composto continuativamente, quando il periodo di composizione è infinitesimo. Periodo di composizione è infinitesimo. Si utilizza? Sì, si utilizza nelle transazioni bancarie, si utilizza, dove si muovono enormi masse di denaro
in maniera continuativa. E quindi perché dovremmo considerare il minuto e non il secondo? Perché dovremmo considerare il secondo e non il centesimo? Bene, come si calcola questo tasso di interesse continuo, composto in maniera continua? Si fa il limite per m che tende a infinito, no? Composto infinite volte nel periodo di composizione, 1 più r su m elevato alla m. Si dimostra facilmente che questo limite è elevato alla r meno 1. Questo è il tasso di interesse composto in maniera continua, che corrisponde al tasso di interesse nominale a, composto infinite volte nell'anno, evidentemente. Lo si utilizza nei calcoli, noi non facciamo gli esercizi, ma insomma è banale, si applica quella formula. Tenete conto di una cosa: abbiamo capito che a parità di tasso nominale, più aumenta il periodo di composizione, più cresce il tasso effettivo annuale, no? A parità di tasso nominale del 12%, abbiamo visto prima, 6% semestrale, il 3% al trimestre è più grande, l'1% al mese è ancora più grande, e così via dicendo. Questo fa sì che, dato un certo tasso nominale annuo, questo sia il più grande tasso di interesse effettivo che corrisponde a quel tasso di interesse nominale annuo. Oltre a questo non si può andare, perché più che avere un periodo infinitesimo non possiamo andare. Ad esempio, con quello di prima, 12% nominale, questo limite vale è elevato alla 0,12 meno 1. Quanto è uguale, per cortesia? Ok, quindi 0,1275, cioè il 12,75%. Dato un tasso nominale del 12%, il tasso di interesse effettivo più elevato che corrisponde a quel tasso è il 12,75%. Così, per completezza, vi dico che in una di queste appendici è riportata anche tabellata la funzione e elevato alla r meno 1. Non la utilizzeremo nei calcoli, già lì. Vi ho dato la formula per completezza. Mentre invece, per completare questo discorso sui tassi di interesse, poi faremo diversi esercizi su queste cose, quindi impareremo meglio a districarsi con questa nomenclatura, introduciamo altri due tassi di interesse, il TAN e il TAEG, che sono molto utilizzati nelle operazioni di finanziamento. Avete mai sentito le pubblicità? Ce ne sono tantissime, no? Quando alla fine fa quella veloce, 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 ma TAEG, ci si riferisce proprio a questo. Che cos'è il TAN? Tasso annuo nominale. Tasso annuo nominale. È il tasso dell'investimento, del finanziamento considerato annuo al netto delle spese. Al netto delle spese. Che cos'è il TAEG? Tasso annuo effettivo globale. È il tasso dell'investimento, del finanziamento al lordo delle spese, quindi considerate anche le spese. Questo significa che il TAN non serve a nulla. Serve in realtà, questo bisogna dirlo in questo caso, solamente a confondere le idee. Perché se vi viene dato solo il TAN,
non avete nessun tipo di indicazione per calcolare qual è il reale tasso di interesse che state pagando sul finanziamento, perché non sapete quante sono le spese che comunque dovete pagare. Mentre invece va utilizzato sempre e soltanto il TAIG, che è il tasso di interesse vero, reale, quello che state pagando sul finanziamento. D'accordo? Motivo per cui è obbligatorio, quando si fa pubblicità su questi argomenti, indicare qual è il TAIG. Nel linguaggio comune, purtroppo, spesso ci sono delle pubblicità ingannevoli, che non sono permesse in realtà. Quando si parla di finanziamenti a tasso zero, qualche volta si intende a TAN zero, se andate a fare i calcoli. E quindi non è un finanziamento a tasso zero. Un vero finanziamento a tasso zero, tasso zero significa che non state pagando interesse. Prendete a prestito 1000 euro, restituite 1000 euro. Un finanziamento reale a tasso zero deve essere a TAIG zero. Facciamo un esempio, così facciamo anche un primo semplice esercizio di calcolo dei tassi di interesse. Vogliamo comprare un computer. Questo computer costa 1200 euro. Andiamo nella società, un grande magazzino, non facciamo nomi perché sennò con la registrazione poi vengo denunciato. Andiamo in una società di grande distribuzione generica, Pippo, e viene pubblicizzato un bel finanziamento a tasso zero. Non paghi niente e mi restituisci i soldi, cioè mi paghi il computer pagandomi 100 euro al mese per i prossimi 12 mesi. D'accordo? Il computer costa 1200 euro, non lo paghi oggi, mi restituisci 100 euro al mese per i prossimi 12 mesi. Tasso zero, no? 1200 euro il computer, 100 euro per 12 mesi, mi restituisci 1200 euro. Poi però è scritto in piccolo che devi pagare spese per vedere se sei solvibile, se non hai debiti, spese nella pratica 50 euro. D'accordo? Le devi pagare subito. Così come avviene, magari 50 euro un po' esagerato, ma insomma mi serve per fare i calcoli, avere una spesa un po' esagerata, perché con le tabelle, come vedremo, se metto una spesa più veritiera, tipo 30 euro, avremo delle difficoltà, ce ne accorgeremo. Diciamo 50 euro, cambia poco l'esempio, seppur una spesa un po' alta, dà il senso di quello che dobbiamo mostrare. D'accordo? Vogliamo calcolare qual è il reale tasso di interesse di questo finanziamento, cioè il TAIG. Allora, qual è il diagramma del flusso di cassa del nostro finanziamento? All'istante di tempo zero, di fatto, la società che mi vende il computer mi presta i 1200 euro. Questo sta accadendo. Ovviamente non è che mi dà i 1200 euro fisicamente, mi sta dando il computer. Però di fatto è come se mi stesse prestando i 1200 euro e io contestualmente prendo quei 1200 euro e acquisto il computer. Quindi io ho un'entrata di 1200. Siamo d'accordo? Questo all'istante di tempo zero. Io poi devo versare alla società che mi ha venduto il computer, per la verità alla finanziaria che gestirà per conto di la società di grossa distribuzione, avviene sempre questo, il prestito, 100 euro al mese. Per 12 mesi, d'accordo? E in più però devo pagare oggi all'istante di tempo zero una spesa di 50 euro, quindi avrò un'uscita di 50 euro. Devo calcolare il TAIG, cioè devo calcolare qual è quel tasso di interesse. La prima cosa che faccio, ovviamente, prendo come periodo di riferimento il mese, è naturale, poi faremo diversi esempi e capiremo come formalizzarlo, ma insomma è evidente, 100 euro al mese, quindi se io devo prendere un periodo di riferimento elementare, qual è la logica? Che mi devo sempre riportare a questi casi elementari, quindi è evidente che se prendo come periodo di riferimento il mese mi riporterò a questo caso elementare, no? Un flusso di tipo A, abbastanza evidente. Quindi la prima cosa che io farò, andrò a calcolare un tasso di interesse mensile.
E poi con la formula che abbiamo visto prima mi calcolerò l'equivalente al tasso di interesse effettivo attuale. Quindi cosa devo fare? Devo calcolare quel tasso di interesse ipotetico, I, che rende, che permette di passare da un flusso di cassa elementare di quelli riportati ad un altro flusso di cassa elementare di quelli riportati. Prossima lezione, l'ho già detto, formalizzerò cosa significa questo passare, calcolare il flusso equivalente a quello dato. Ma quali sono i due flussi elementari che io qui posso enucleare? Beh, il primo è questo. Importi che si trovano nello stesso istante di tempo, non l'ho ancora detto, lo dico adesso, ma è ovvio, si sommano algebricamente. Questo è chiaro? Quindi 1200 positivo, 50 negativo, 1150 positivo. Quindi avrò un primo flusso elementare fatto in questo modo. 1150, d'accordo? E avrò un secondo flusso elementare fatto in questo modo. Qua ci mettiamo 0, 12 e qua ci mettiamo 0, 1, 2, 100, 12, 100. No? Sono due flussi elementari, evidentemente, il primo di tipo P, il secondo di tipo A, non c'è dubbio, qua non c'è bisogno di fare tanti passaggi. Quindi cosa devo fare? Mi devo calcolare quel tasso di interesse. Qual è quel tasso di interesse incognito? Negli esempi che ho visto prima era sempre dato il tasso di interesse, adesso invece facciamo l'opposto. Devo calcolare quel tasso di interesse incognito che permette di passare da questo flusso di cassa a questo o viceversa. D'accordo? Calcolato quel tasso di interesse avrò risolto il mio problema. Quello è il tasso di interesse che rende, lo anticipo, equivalenti, così dirò la prossima lezione, le entrate e le uscite. Ma noi sappiamo passare da questi due flussi di cassa? Sì. Sappiamo scritto che P è uguale ad A per il coefficiente P dato A al tasso di interesse incognito I per quanti periodi di tempo? 12. Mettiamoci i numeri. 1150 che è P è uguale a 100 che è A per il coefficiente P dato A virgola I virgola 12, cioè devo cercare quel tasso di interesse I tale per cui il coefficiente P dato A virgola I virgola 12 è uguale a 1150 diviso 100, cioè è uguale a 11,5. D'accordo? Quindi in questo caso si tratta, primo esempio, di caso inverso a quelli che abbiamo fatto prima. L'incognita è il coefficiente. Come faccio per risolvere questo esercizio? Due modi. Uno, mi ricordo la formula a memoria, questo vale anche per gli esercizi. Ricordiamoci che qui c'è in esponente n, quindi viene una formula elevata alla dodicesima in questo caso. Risolvo l'equazione di grado 12 e mi calcolo il tasso di interesse. In alcuni casi utilizzerò questa tecnica. Per esempio, quando il coefficiente è P dato F o F dato P, è banale. 1 più I elevato alla dodicesima, è vero che è un'equazione di grado 12, ma è anche evidente che tutte le 12 soluzioni, equazioni di grado 12, 12 soluzioni, sono coincidenti, no? 1 più I elevato alla dodicesima, faccio la radice dodicesima, ottengo 1 più I, sono 12 soluzioni coincidenti, e quindi lo posso fare tranquillamente. In altri casi posso avere dei problemi, qua pure ce la posso fare, quando abbiamo flussi più complicati le equazioni di grado n non sempre sono semplicissime e allora posso ricorrere alle tabelle. Come? Cerco qual è quel tasso di interesse che mi dà questo coefficiente pari a 11,5, perché naturalmente le tabelle non sono per tutti i valori del continuo di tassi di interesse. Cosa farò? Cercherò due tabelle consecutive, tali per cui in una delle due questo coefficiente sarà più piccolo di 11,5,
la successiva sarà più grande di 11,5 e poi tra quei due punti farò una semplice interpolazione lineare e otterrò il risultato approssimato. D'accordo? Ovviamente per fare questo ho bisogno di un buon punto iniziale da cui partire. Posso andare a caso, posso scegliere una tabella casuale, tipo la metà di quelle tabelle, fare quello che si chiama metodo dicotomico, scelgo la metà delle tabelle, vedo dove mi trovo, poi taglio a metà l'intervallo, anche ci arrivo, non ci sono problemi. Oppure un buon punto di partenza è dato dall'interesse semplice, ve lo ricordate? Abbiamo parlato la volta scorsa, adesso ce lo ritroviamo, ecco a cosa serve l'interesse semplice. L'interesse semplice mi dà un'indicazione di massima di qual è il reale tasso di interesse, facile da calcolare a mente. Lo ripeto, non siete obbligati, potete tranquillamente andare a casa. Gli esercizi, non vi ricordate la formula di interesse semplice, non avete questa dimestichezza, non è importante. Se io vi chiedo di risolvere questo esercizio, a me interessa il risultato, non pretendo che vi ricordate l'interesse semplice e partite da quel punto. Però per un buon metodo per velocizzare e per fare meno calcoli è utilizzare l'interesse semplice. Che significa interesse semplice? Significa che non viene composto una volta ogni periodo di composizione. Facciamo due calcoli. Prendo a prestito 1150, quanti soldi restituisco? 1200 euro, no? 100 euro per 12 mesi, d'accordo? Quindi prendo a prestito 1150, restituisco 1200 euro. Quant'è l'interesse che sto pagando? Prendo 1150, restituisco 1200. Che interesse sto pagando? Forza ragazzi, più alta voce, non vi sento, sono vecchio e sordo, ho pure fatto 50 anni. Prego? 50 euro, no? I soldi che restituisco meno i soldi che ho preso a prestito. 1200 meno 1150, 50 euro. Non sto scrivendo niente appunto per farvi vedere come è un calcolo che si fa a mente facilmente. D'accordo? Quindi sto pagando 50 euro di interesse e questo vale sia se l'interesse è composto sia se l'interesse è semplice. Dov'è la differenza? Che se l'interesse non è composto ma è semplice, scusate il gioco di parole, calcolare l'interesse mensile. Semplicemente divido l'interesse per il numero di mesi. D'accordo? Io voglio calcolare il tasso di interesse mensile. Abbiamo detto 50 euro di interesse diviso 12 mesi. Quant'è l'interesse al mese? Più o meno, non devo essere preciso. 4 euro. Quindi sto pagando 4 euro di interessi, 4 euro di interessi su al mese. Siamo tutti d'accordo con l'interesse semplice? Attenzione, significa prendo l'interesse e lo divido per il numero di mesi. Con l'interesse composto non è così. 4 euro di interessi al mese. Qual è il tasso di interesse mensile? Devo dividere l'interesse, 4 euro al mese, per la somma 1150. Ci siamo? Ci siamo? Quanto viene? Grosso modo lo 0,25%, 0,3%. Attenzione, esemplifichiamo. 1150, che cosa significa? Dobbiamo andare a fare un po' di sensibilità ai numeri. Significa che l'1% su 1150 quant'è? Senza fare calcolo, senza calcolatrice. Quant'è l'1% di 1150? 11,5. Siamo d'accordo? L'11,5 è l'1% di 1150. Quindi lo 0,1% è l'1,15. Dobbiamo arrivare a 4 e quindi siamo parenti allo 0,35%. Dai. Siamo d'accordo?
Chiaro per tutti? Quindi mi aspetto un tasso di interesse vicino allo 0,35%. D'accordo? Chiaro per tutti come abbiamo fatto? Ci siamo? Preso il tasso di interesse, preso l'interesse, 1200 meno 1150, 50 euro di interesse. Poiché il periodo di composizione è il mese, questo è un interesse all'anno, l'ho diviso per i 12 mesi, cosa che posso fare se uso l'interesse semplice, non con l'interesse composto, perché dovrei utilizzare le solite formule di composizione. 50 diviso 12, circa 4. 4 euro di interesse al mese, divido 4 per 1150, magari questo posso anche fare con la discesa, non mi viene subito a mente. Viene circa lo 0,35-0,4% di tasso di interesse mensile. Quindi un buon punto da cui partire è quello. Prendiamo le nostre tabelle. La prima tabella che valore mi dà di tasso di interesse? La prima in assoluto. Si parte dalle più basse e si arriva alle più alte. Prego? No, la prima tabella direi di no, dopo la prima. Lei non ha la prima tabella. No. O sono io che non abbiamo le stesse tabelle. Dobbiamo mettere più alla luce del sole, perché penso chiaro. Abbiamo le stesse tabelle. La prima tabella che c'è scritto sotto? Tabella 1. Leggiamo tutti la tabella 1. No? Chi ce l'ha tutte? Forza ragazzi, che c'è scritto sopra? Basta leggerlo, eh? Perché anche il collega ha problema di occhiali. Si mette come me a questa distanza. Allora, che c'è scritto sopra? Un 0,5%, su. La prima tabella è un 0,5%, 0,5%. D'accordo? Uguale, lo scriviamo qui, andiamo all'esercizio, uguale, andiamo velocemente perché sennò si conclude il tempo, 0,5%. Beh, questo è un buon punto da cui iniziare, perché ricordo che con l'interesse semplice abbiamo capito che il valore deve essere intorno allo 0,4%, quindi ci siamo. Leggiamo il coefficiente, cioè leggiamo il coefficiente P dato A, lo scrivo qua, a questo tasso di interesse, virgola 12. Quant'è questo coefficiente? Undici virgola sessantuno ottantanove. Noi cerchiamo 11,5. Adesso dobbiamo scegliere se salire, o scendere di tasso di interesse. Ragioniamo, stiamo cercando il coefficiente P dato A. D'accordo? P dato A. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo salire o scendere di tasso di interesse? Se sale il tasso di interesse a parità di rata, a parità di soldi che io pago al mese, la banca mi presta l'istante di tempo iniziale, più soldi o meno soldi? Ripeto la domanda. Se sale il tasso di interesse, che io devo pagare perché prendo a prestito i soldi, a parità di rata, a parità di anni, la banca mi presta più soldi o meno soldi? Meno soldi, d'accordo? Quindi a parità di A, se sale il tasso di interesse, sarà più basso P, cioè sarà più basso il coefficiente P dato A. Quindi io devo scendere. Devo scendere di coefficiente e quindi salire di tasso di interesse. Qual è la tabella successiva? I uguale? 0,75. Saliamo.
Quanto è il coefficiente? P dato A 0,75 12? 11,43 49. Abbiamo già finito, vedete? Con il tasso di interesse semplice, in due consultazioni di tabelle già abbiamo risolto il nostro esercizio, abbiamo preso il punto che capita in mezzo. Bene, dobbiamo fare un'interpolazione lineare tra questi due punti. Vi ricordo, poi ci ritorneremo, adesso abbiamo poco tempo, la formula di interpolazione lineare, che ovviamente io ve la devo solo ricordare perché la dovete sapere a memoria. Dato una funzione y uguale y di x, se la interpoliamo tra due punti, y1 di x1 e y2 di x2, io la formula la ricordo così, viene y meno y1 diviso y2 meno y1 uguale x meno x1 diviso x2 meno x1. D'accordo? Questa è la formula di interpolazione lineare. Poi dovete fare i passaggi e quindi viene y uguale y1 più x meno x1 per y2 meno y1 diviso x2 meno x1. D'accordo? Poi forse magari l'avete visto in altri termini, in altro modo, con altra simbologia, ma insomma, cambia poco. Dobbiamo solo scegliere quali sono, qual è la nostra funzione. Chi è la nostra incognita, y? Cosa stiamo cercando noi? Il tasso di interesse. Quindi la nostra incognita, y, è il tasso di interesse. Siamo d'accordo? Quindi y è il tasso di interesse. Chi è la funzione nota x? In questo caso, chi è la variabile di interpolazione? Il nostro coefficiente. Il coefficiente f dato p, virgola i, virgola 12. D'accordo? Quindi la nostra x è il coefficiente f dato p, virgola i, virgola 12. Applichiamo la formula di interpolazione. Y, cioè il nostro tasso i, scegliamo qual è il punto iniziale e il punto finale. È irrilevante, possiamo scegliere uno dei due punti, ad esempio prendiamo questo come punto 1 e questo come punto 2. D'accordo? Y1, quindi i uguale 0,5 a questo. È uno dei pochissimi casi in cui possiamo utilizzare la notazione percentuale per fare i calcoli. Perché vedete, dalla formula di interpolazione, dal numeratore al denominatore, il tasso di interesse in questo caso, quindi se moltiplichiamo per 100 numeratore e denominatore, non c'è alcun problema. Quindi possiamo tranquillamente partire dalla notazione percentuale. È uno dei pochissimi casi e non ce lo dimentichiamo. Quindi se partiamo dalla notazione percentuale, è uguale a 0,5 più linea di frazione, che è il nostro x incognito, l'abbiamo cancellato, era il punto che cercavamo, 11,5 meno x1, 11,6189 diviso x meno x1, scusa, per y2 meno y1, e quindi abbiamo 0,75 meno 0,5 diviso x2 meno x1, 11,4349 meno 11,6189 uguale
0,66. 0,66, ci stava accanto la cifra, qual è la sua cifra? Già, e quindi già prossimo. 0,66. D'accordo? Questo è già un numero percentuale. Quindi il nostro TAEG è il 0,66 al mese. Terminiamo. Vediamo qual è il tasso di interesse effettivo, giusto per capire se questo è alto o basso, che corrisponde a questo TAEG. La formula è I effettivo uguale 1 più R su M. Chi è R su M? Già l'abbiamo. Tasso mensile. Attenzione, 0,0066. Dobbiamo tornare alla notazione decimale. Questo è il 0,66%. Elevato ad M, chi è M? Il numero di volte in cui il periodo di composizione entra nell'anno, alla dodicesima. Quanto fa? E abbiamo terminato. Zero virgola zero otto ventuno, cioè l'8,21%. Questo finanziamento, che era pubblicizzato a tasso zero, in realtà stiamo pagando un tasso di interesse annuale dell'8,21%, che in questo momento è un tasso di interesse abnorme, visto che in questo momento i tassi di interesse sono bassissimi. D'accordo? Chiaro per tutti? Va bene, ci ritorneremo la prossima volta.